regista da che cosa sta escludendo. Questo passaggio è stato abbastanza naturale, non troppo pensato, ha comandato il film che volevo girare più che la mia voglia di vestirmi di un altro abito, diciamo, nel mondo del cinema. Quindi mi è sembrato un passaggio abbastanza naturale, perché c'avevo una storia che volevo raccontare così forte, in maniera così potente. Quella determinava tutto, poi l'incontro con le persone nei momenti giusti, insomma, questo mestiere è fatto anche di, soprattutto di incontri giusti nel momento giusto. Le idee sono sempre nell'aria, quindi quando ne catturi una riesci a condividerla con dei produttori, con un sceneggiatore, insomma è un percorso che dovrebbe essere così per tutti, diciamo. Sì, a volte lo è. Un'esperienza da riprovare, quindi? Sì, mandano sempre le storie, eh. Io non c'è nessuna forma d'ambizione, diciamo. A me è piaciuta farla, questa esperienza, è piaciuta come un'esperienza professionale, umana, mi ha fatto capire tanto anche del mio vero mestiere, perché questo lo reputo non bellissimo, non ancora, insomma. Quindi, certo, le responsabilità che hai sono diverse. Questi giorni stiamo parlando, no, del film, e ho detto che mi sono accorto che l'attore ha proprio una responsabilità temporanea, diciamo, al bisogno, no? Mentre un regista si carica tutto sulle spalle, perché la storia è la sua, quello che vuole raccontare lo decide lui, come veicolarlo al pubblico lo decide lui insieme alla macchina cinema che mette in piedi.